E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Cominciamo con la Shaders cartone animato, sì, di Minecraft. Come potete vedere la grafica si è in questo modo e come potete vedere in mano ho una torcia, quindi può illuminare la zona. Sì, per esempio adesso scavo in profondità, ecco, chiudo, perfetto, senza piazzare la torcia, ok? Ora andiamo su opzioni, grafica, shaders, non shaders, ecco, senza la shaders io non posso illuminare la zona, devo per forza piazzare la torcia, ok? Ok, e quindi grafica, shaders, la shaders si chiama Astralex BSL Edit, ok, mi sto muovendo? Sì, sto dondolando. Sì. Ok ragazzi, se siete interessati a questa shaders la troverete in descrizione, non solo questa shaders ma un intero pacchetto dove ho impostato, cioè dove ho inserito tutte le shaders di questo video all'interno di un pacchetto RAR, e quindi lo troverete in descrizione. Come potete vedere la pecora qui è fantastica, sì, guardate un po' i colori, molto bella. E per finire guardate l'acqua, bellissima. Fantastica, eh? Che dite? Perfetto, cioè, ma è una meraviglia, veramente una meraviglia. E non fermiamoci qui, ragazzi, ci sono altre shaders che vi devo far mostrare, quindi mettiamoci qui, perfetto, niente male. Ora come seconda shaders la Trilition, così la pronuncia, fatto, eccola qua. Allora, a differenza dell'altra, l'acqua non è come quella di prima, ecco, se devo dare un voto, un giudizio, preferisco la prima shaders, che dite? Già, qui invece facciamo più FPS, solo perché ho una torcia in mano, già. Ora devo vedere se la torcia illumina la zona. No, non illumina la zona. Devo per forza piazzare la torcia. Ok. Quindi come seconda shaders devo, può passare, quindi è fantastica anche questa e ve la consiglio. Quindi la troverete sempre in descrizione. Shaders, ora la complementary shaders. Ah, ok, ok, so qual è. Adesso ve la faccio vedere. Ok, allora, come quest'altra shaders qui non c'è niente di che, un po' di luminosità alta, contrasto, ombre, fantastica, la luce anche non è niente male, e ve la consiglio veramente, io darei un voto 5 su 10 anche se non mi colpisce tanto. Se volete fare una survival questa è perfetta. Molto bella l'acqua, fantastica. Gli FPS stiamo sui 78, sempre con una 1060 super, sì. Ok. Niente male. Vediamo se c'è una caverna da queste parti, se la trovo. Lo sento. Ok, basta! Non li trovo! Non li trovo! Non me ne frega niente.
usciamo da qui, dai. Boom. Perfetto, quindi questa shaders è fantastica. Ora passiamo all'altra. Opzioni, grafica, shaders. La Shocapic 13, versione 9.1, extreme. Vediamo. Ah, la saturazione qui è aumentata, quindi i colori sono più brillanti e fantastici, Quanti FPS facciamo? 102. Sopra i 100, bene. Le nuvole sono anche fantastiche. Sì, sono... Esatto, rettangolare, quadrate. Sulle nuvole no. Ok, anche questa è meravigliosa. Quindi vi consiglio anche questa shaders. Come sempre la troverete in descrizione. Ah, eccolo. Ecco una caverna. Non ci posso credere. Illumina la zona? No. Questa shaders non illumina la zona. Fantastico. È bianco. Niente male. Super fantastica. Questa shaders, quando l'ho inserita, mi è venuto da piangere. Cioè, è fantastica, soprattutto per il riflesso sull'acqua. L'acqua proprio in sé. Però l'unico pecca è che non illumina l'area con la torcia in mano, quindi la devo per forza piazzare. E non ha una grande forza di illuminazione, una grande potenza. Proviamo a scavare. Sì, fa cagare come torcia in questa shaders. Ok, anche questa devo dire che è fantastica, pure questa, sì, meravigliosa. Darei un 8 su 10. Allora, qui non c'è, non possiamo dire niente. Io darei un 3 su 10, soprattutto perché assomiglia molto a quella di prima, solo con un po' di luminosità in più. Esatto. L'acqua invece, sì. Vediamo un po' la lava. La lava è così. Già. E quello sarebbe un cielo che fa un po' cagare. No, passiamo avanti. 3 su 10, però la metto nella classifica, quindi scaricatela se vi piace. Provatela e vedete voi. Giudicate voi, io non giudico le shaders, quindi non voglio giudicare nessuno, nessuna shaders, quindi fate quello che volete. Scaricatevi queste dannate shaders e basta. Ok, passiamo all'altra grafica. Shader. Questa invece assomiglia molto alla precedente e come luminosità è diminuita. Quindi possiamo anche passare avanti. Grafica, shaders e layer lucky. Ah, che dire, appetitosa, ma le ombre sono un po' sgradite e sì. Già. Allora, il riflesso sull'acqua sembra un olio su tela. Sì, sembra olio su tela. Esatto. In particolare le pecore non cambiano, hanno sempre il loro colore e quando li colpisco non esce il rosso. Quando seleziono qualcosa esce questo quadrato bianco, questo cubo bianco, questa
Darei un 5 su 10. Ragazzi, io ritorno su questa Shaders perché veramente 9 su 10, io passerei a 10 su 10 perché ha vinto questa Shaders, è fantastica, la luce, l'acqua. Fantastica, veramente. Stasera mi faccio una survival qua sopra, tanto per divertirmi. Quindi ragazzi, grazie a tutti per questa... Quindi grazie a tutti per questa visione. Eh no, il sole c'è sempre, c'è sempre. Quindi lascia like per questo fantastico sole, iscriviti al canale e attiva la campanellina e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!